Proprio come questo aeroplanino ha spiccato il volo Trainart, il progetto del consorzio di Marche Spettacolo, soggetto capofila, che ha per obiettivo il rinnovamento dei modelli di business culturale attraverso il potenziamento delle skills dei lavoratori dell'arte e della cultura. La presentazione, in una conferenza stampa a margine delle attività svolte ad Ancona al Grand Hotel Passetto, in un incontro dedicato al progetto per conoscere i partner e gli associati coinvolti nelle attività. Per il consorzio Marche Spettacolo, soggetto che associa 40 enti a partire dai più importanti del settore dello spettacolo dal vivo, un importante riconoscimento in ambito europeo. Ne abbiamo parlato con Gilberto Santini, direttore del consorzio Marche Spettacolo. Ma noi ci aspettiamo moltissimo. Intanto partiamo con un grande entusiasmo perché è il primo progetto europeo che la comunità europea appunto ha premiato nell'ambito di Europa Creativa, che il consorzio Marche Spettacolo ha vinto. In qualità di capofila addirittura, quindi non solo parte del progetto, ma è partito proprio dalle Marche, il consorzio Marche Spettacolo con i suoi 40 soggetti dello spettacolo dal vivo, quindi con tutto lo spettacolo dal vivo nelle Marche, ha saputo individuare uno spazio importante di crescita e in questo senso il riconoscimento dell'Europa, oltre ai finanziamenti che sono naturalmente molto importanti, ci ha reso ancora più convinti di che questa strada sia importante e sia necessaria. Qual è questa strada? Quella di intanto condividere le competenze, metterle insieme. Devo dire che già oggi dal primo meeting questa cosa ci ha molto colpito perché c'erano tutti i nostri consorziati, però sentire il racconto delle avventure in Irlanda, delle avventure a Bilbao, insomma, luoghi che sono riusciti a costruire delle ipotesi che magari per noi ancora sono futuro, ma un futuro invece praticabile, questa è la sensazione che si è avuta. Quindi mettere insieme competenze e dall'altra sviluppare una serie di azioni pilota che riguarderanno i nostri artisti, i nostri operatori, soprattutto per un teatro in qualche modo anche fuori di sé, nel senso che da una parte aiutiamo la gestione degli spazi teatrali e dall'altra cerchiamo anche di rendere palcoscenico ciò che non lo è. Noi abbiamo cominciato con progetti importanti sia legati alle imprese o anche a spazi come musei, biblioteche, insomma, quindi ecco, essere insieme con questi sei partner di 5 nazioni europee per poter guardare il futuro, e sono sicuro che dopo questo triennio, perché è un progetto importante che ha uno sviluppo così anche molto sereno, sicuramente avremo fatto un passo in avanti nella direzione giusta, che è quella di guardare a uno scenario internazionale che è ineludibile in questo momento sicuramente. Alla conferenza stampa sono intervenuti partner esteri provenienti da Serbia, Svezia, Spagna e Irlanda. Proprio con la referente spagnola Cristina Pasqual abbiamo parlato del tipo di intervento culturale previsto. Digitalizzazione dello sistema di produzione. Diciamo il know-how che l'associazione Asseri Arteac di Bilbao, che è partner, uno dei partner del progetto, condividerà, diciamo, porterà come valore aggiunto al progetto, è questo strumento che può aiutare gli operatori culturali nell'organizzazione e gestione di eventi. È uno strumento digitale, si chiama Hegimbook, che significa fare, diciamo, un gioco di parole dal basco, e niente, quindi insomma servirà per aiutare, quindi è uno strumento che verrà condiviso con i partner del progetto e che aiuterà gli operatori culturali nell'organizzazione e gestione di attività di spettacolo. Quali sono le vostre aspettative e gli obiettivi? Altas perché venimos a intentar buscar una omologación. Bueno, le aspettative sono abbastanza alte, diciamo, e diciamo l'obiettivo, uno tra gli obiettivi di questa collaborazione è cercare di uniformare quanto possibile le tipologie e gli strumenti in modo tale da creare una comunità di pratiche che agisce con gli stessi e utilizza, diciamo, gli stessi codici e gli stessi strumenti di lavoro. Per la Regione Marche è intervenuta la dirigente del settore cultura, Simona Teoldi. Il progetto Trainart è proprio finalizzato a sviluppare modelli innovativi di lavoro in questo settore. Che cosa significa? Significa riuscire a creare occasioni di lavoro qualificato, occasioni di contatto internazionale, crescita, mobilità e allo stesso tempo arricchire in questo modo quelle infrastrutture dello spettacolo. Noi nelle Marche abbiamo tantissimi luoghi di spettacolo, teatri storici, altri luoghi,
Quindi l'importante è proprio fare in modo che i soggetti che producono spettacolo poi siano in grado di circuitarlo sia con gli strumenti della regione che autonomamente fuori dalla regione e che siano capaci proprio di misurarsi con quello che è un mondo più largo e quindi con l'Europa. Noi come regione abbiamo già fatto esperimenti in questo senso proprio col consorzio Marche Spettacolo con il distretto culturale creativo. Lì le imprese dello spettacolo si sono proprio misurate sulla produzione di spettacolo, quindi sul loro mestiere, ma anche nel contatto con i settori dell'economia, con la manifattura, con la gestione di spazi pubblici, con un lavoro anche di comunità, quindi con un lavoro di costruzione, di partecipazione con i cittadini. E questa è stata un'esperienza che io credo possa tornare nel progetto. Europa Creativa è uno strumento molto importante. La Regione Marche, tra l'altro, e io personalmente abbiamo lavorato proprio al tavolo italiano di Europa Creativa. Il tavolo italiano è un tavolo dove sono state portate tutte le esperienze. Europa Creativa riparte adesso nel 21-27, quindi siamo nell'ultima fase di attuazione del programma e credo che sia una grande opportunità perché appunto il contatto con l'Europa, con altri operatori, con altre esperienze, la gestione di spazi pubblici, la crescita delle città, la competizione delle città culturali attraverso le imprese dello spettacolo siano tutti temi che dentro questo progetto e dentro Europa Creativa trovano proprio un diritto di cittadinanza pieno e quindi è un auspicio di buon lavoro ai nostri partner, al consorzio e siamo molto contenti come regione di questo conseguimento, di questo successo. I lavori sono poi proseguiti a porte chiuse a partire dal pomeriggio e per tutta la giornata di mercoledì 30 ottobre. Trine Art si concluderà a marzo 2021 con un grande evento pubblico di diffusione dei risultati in programma a Bruxelles.